Benvenuti in un nuovo video. No, mi dispiace, non dovete spoilerare niente, quindi mi muovo subito. Questo, come hai detto al titolo, è lo svuota la spesa Eurospin. Non andavo a fare la spesa da una vita, quindi subitevi un bellissimo svuota la spesa. Come sempre ci sono sia i miei prodotti che quelli dei miei genitori, mia sorella, eccetera eccetera, quindi inizio subito. Allora, la prima cosa meno sana che vedete è questo bacon a fette. Spero che si vede bene, ma sono le 4 e qui la luce già inizia a scarseggiare, quindi due fettine di bacon, due confezioni di bacon, mi soffermo. Poi mamma ha preso questi funghi champignon delizie del sole, che sono pratici quando si va di fritta. Poi uno struccante bifasico, oddio mio, uno struccante bifasico del fior di magnolia, mai provato, proviamolo. Poi sempre i miei hanno preso queste fettine di scamorza affumicata che non mi piacciono. Poi vabbè, queste sono delle lamette. Poi ho preso questi gnocchi di Tre Mulini, gnocchi con patata fresca. Non l'avevo mai visti, di solito vedevo sempre quelli là nella confezione blu. 500 grammi, questa è la tabella. Allora, un po' di sale in più, però non hanno ucciso nessuno. Poi io non è che cucino col sale, quindi va più che bene. Una volta a settimana voglio mangiare i gnocchi, 500 grammi di gnocchi, nessuno me li deve togliere, quindi mi dispiace. Poi, e quindi ho voluto prendere questi perché la tabella, come vedete, vi faccio un fermo, era ottima e l'ho preso. Poi vabbè, mia mamma ha preso della linea Land, questa rubiola, che a me non piace, proprio queste cose così, no, mangio solo Philadelphia Active oppure mozzarella light. Poi ho preso la mia bevanda alla soia alla vaniglia, che è cambiata la confezione, ah no, sono incontrata. Eccole qui, 100% vegetale, non mi soffermo perché ve ne ho parlato bene nel video dei prodotti finiti. Poi l'albume che si nasconde qui dietro, c'erano le ultime due confezioni. Allora, io odio fare la spesa il fine settimana, oggi è giovedì, perché di solito non si trova mai niente, infatti solo due confezioni c'erano e le ho prese subito. Vabbè, un bagno schiuma della Niar. E poi ho trovato questi cornflakes, cioè sono giganti, cioè non so se si capisce, guardate. Comunque questa è la tabella, ottimi, e quindi li ho acquistati subito. Sono dei cornflakes 750 grammi, Tre Mulini. Io mai, non l'avevo mai trovato, cioè non c'erano all'Eurospin ultimamente. Mi è venuta la festa dei cornflakes, li ho trovati anche all'Eurospin, quindi li ho presi. Ho preso due confezioni perché erano in offerta, neanche un euro, quindi adoro. Poi mia sorella ha preso della Rings, Honey Rings, sempre Tre Mulini, questi qui che sono tipo quelli là che ci ha disegnato la Pemaia, sono tipo degli anelli, non mi ricordo come si chiamano, ma va bene, tipo quella con il miele. Poi mia mamma ha preso, mi sono manco accorta, queste prugne secche, denocciolate della Fatina, qua vi ho fatto vedere. Ho preso il mio pan bauletto, amo essere biologico, Kamut, che non mi soffermo, mi piace tantissimo per la colazione, con Philadelphia marmellata, adoro, quindi ho preso due confezioni. Poi vabbè, mia mamma ha preso questo pan bauletto grano duro, due confezioni, non ho guardato, sono scritto senza olio di palma, ma io mi trovo bene con questo, acquisterò sempre questo. Poi mia sorella ha preso questo pan brioche che gli è piaciuto tantissimo, cioè è morbidissimo, e l'ha ripreso. Poi abbiamo fatto scorta di 4 pacchi di dischetti perché sono 120 pezzi marchio fior di magnolia e conviene proprio, come a prezzo sta tipo un euro neanche, quindi top. Poi vabbè, ci troviamo nel mood natalizio, quindi piatti rossi non possono mai mancare. Poi mia mamma ha preso questa piedina romagnola, IGP, olio, ok, ciao, queste cose non ci piacciono. Poi vabbè, uova fresche per tutta la famiglia. E poi, qui c'è un macello, aspettate, Bifidus Land Fibre, questo qui per mia sorella, perché a lei piace tantissimo e quindi l'ha preso bianco con cereali, gli piace, quindi suppongo per ricomprarlo vuol dire che è buono. Poi mia mamma ha preso questa pasta brise fresca, Tre Mulini, non mi ci soffermo perché questi sono prodottini che conoscete. E poi io ho fatto scorta dei miei amatissimi yogurt, ho preso proprio la confezione, ho fatto tu te ne vieni con me e arrivederci, quindi lei con me. E poi mamma ha preso un'altra di questa robiola che deve andare
qui per fare le cose sistemate e corrette. Poi vabbè, mia sorella ha preso questi cornetti di mais gusto ricco. Questo qui ne abbiamo provato gli altri nel video, quello là, 6000 calorie. Questi qua li ho provati anch'io, sono buonissime, cioè sinceramente sono uguali alle originali. Non c'è una piccola differenza, nulla, nulla. Quindi se siete amanti di patatine provateli. Io non le mangio queste cose, però quando le ho provate erano buone. Vabbè, il mio must have, le gallette di Amo Essere Biologico, gallette di riso. Non mi soffermo perché sapete ormai. E poi mia mamma costa. Ah, ho preso anche qui dietro, si trovano le mie seppioline che io... Aspettate, le poggio qui. Queste seppioline io le amo, sono buonissime. Cioè io le ho cotte, usciva l'odore di mare, non sto scherzando, ma fantastiche. Quindi queste approvate, seppioline marchio Ondina. Sapete che questo marchio dell'Eurospin c'ha pesce veramente di qualità, perché eccezionale, veramente eccezionale. Poi vi stavo dicendo, mia mamma ha preso questo qua, riso e latte dell'Adolciando, sono simili alle campagnole. Ha fatto il test, ha provato una campagnola originale, Bulino Bianco, non so per chi non la conosce, ma non penso, e questa qui sono identiche, identiche, quindi approvate, perché deve fare un dolce, perciò l'ha presa, e poi ha preso quest'altro qui di grano sarraceno, frollini, eccoli qui. E poi vabbè, ho preso anche due confezioni di acqua Blues e basta. Quindi questa è tutta la mia spesuccia. Volevo prendere anche la mozzarella ma non c'era, quindi ho fatto vabbè, arrivederci. E quindi questa qui è la mia spesuccia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Ciao!